È arrivata in Molise in elicottero la premier Giorgia Meloni, poi con le auto della scorta davanti al Teatro Savoia di Campobasso con qualche minuto di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Ad attenderla un folto gruppo di persone che l'hanno bloccata, applausi e selfie per la Presidente del Consiglio dei Ministri che non si è annegata alle persone che osannavano il suo nome. Poi subito è entrata al Savoia per la firma dell'accordo di sviluppo e coesione tra Governo e Regione Molise che ruota intorno ai 445 milioni di euro. Ad accogliere la premier, raccompagnata dal ministro per il Sud Raffaele Fitto, anche le istituzioni, in primis il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, il sindaco di Campobasso Paola Felice, il presidente della provincia di Campobasso Pino Puchetti, il neo prefetto di Campobasso Michela Lattarulo, l'europarlamentare Aldo Patriciello, i parlamentari e i sindaci del Molise sono entrati poco prima della Meloni, definendo la prima volta della premier a Campobasso un segnale di vigilanza del governo. Tra le cariche presenti anche l'arcivescovo di Campobasso Boiano Biagio Colaianni.